ciao. Adesso tempo fino alle 5:30, perché alle 5:30 precise qui all'Agra ci sono Zero Mancer. E quello è il concerto degno di nota che voglio vedere io oggi, perché nonostante ci sia una densità di eventi e di concerti sovrapposti allucinante, i nomi grandi oggi sono veramente pochi. Perché comunque come funziona qui? Che il main event della serata si fa nella sala più grande, che è proprio qui, che è lo stesso posto dove ho il campeggio. Quindi per forza di cose, se non voglio fare spostamenti strani o prendere 10 taxi, viene facile che io rimanga qui. Peraltro, oggi sarà un po' più complicato, perché vorrei andare all'Obsession Bizarre stasera, che è la festa fetish SM per adulti, e io sono adulto quindi posso andare. Intanto quest'anno ho sentito pochissimi italiani, ne avrò sentiti 3 che parlavano. C'è un solo banchetto che sono sicuro essere di un italiano, che è di un'abilità pazzesca. Fa maschere in ferro e argento e oro. La stanchezza si vede, fa uscire tutte le rughe nascoste. Comunque siamo così. Le scarpe sono le stesse, perché ecco, dunque i pantaloni aperti, non sul culo, come dice sempre il mio collega che dice che dovrei averceli. Io invece ce li ho solo aperti davanti, mi dispiace. Detto che il programma è veramente vasto e non si riesce a far tutto, per chi volesse venire vi consiglio assolutamente di scaricare la VGT app, che è utilissima e funziona anche in assenza di internet. Una volta che l'avete scaricata, il programma è segnato lì, quindi vi dice location, fermate del tram corrispondenti, orari dei concerti, le mostre, i cinema, le esposizioni, le spiegazioni, le presentazioni, tutto comunque ben diviso e fatta proprio bene. E dunque niente, oggi look tranquillo, domani versione Orange Sector, anticipazione, e ci vediamo, ciao! Tutti entrano e noi usciamo. Allora, sono al centro di Rossplatz. So che non c'entra niente con... apparentemente non c'entra nulla con i gotici, ma laggiù c'è la dimostrazione delle smart elettriche, con tanto di punto di ricarica. Ne hanno tipo una ventina, ultra leggere, modello nuovo da utilizzare in prova. Punto di distribuzione delle granite alla fregola. Io ho appena fatto un giro alla Psinteria, però non ho filmato niente, perché fondamentalmente è una specie di birreria all'Absenzio, no? Proprio in pieno tributo. Ne ho sempre sentito parlare, dopo tanti anni finalmente sono riuscito ad andare a vederla. Però mi sto perdendo gli Zero Mancer, quindi adesso vado a prendere il tram, mi attacco al tram e torno alla base. Ma prima vado a comprarmi da bere, perché c'ho sempre. Mi ricordo che la prima volta che sono venuto qui, nel lontano 2000, a metà del terzo giorno era andato tutto a catafascio, perché i signori organizzatori erano scappati con i soldi. Hanno messo su una specie di festival di riserva, chiamando band che non c'entravano niente a suonare, gruppi di cover grunge, all'epoca c'erano ancora, andavano molto forte in Nirvana tra i ragazzini. E poi si era risolto tutto lunedì con la festa lì dentro. E quello era diventato un po' il punto di riferimento di noi italiani, no? Che sapevamo solo l'Agra e il Maurice Bassai. Non avevamo realizzato bene che il festival si svolgeva in tutta la città, in tante location diverse. Poi col tempo, con gli anni, abbiamo imparato. Fatto sta che se vi annoiate, potete sempre venire qui a recuperare le forze. Sono 4 piani sotterranei con varie pizzerie, ristoranti. C'è 3 robot, stanno cercando di farsi la foto e non ci riescono perché la cabina è troppo piccola e loro sono troppo grossi. Questo posto credo sia la versione locale di El Paso, no? Ora, io mi ricordo che all'inizio il Werk 2 era una delle tappe fondamentali del Gothic Treffen. Poi si vede, non lo so, però tiro a indovinare che hanno avuto magari qualche divergenza sul management, tipo il prezzo del biglietto era più che raddoppiato da quando sono venuto la prima volta, ma di più, forse quasi il triplo. E quindi, conoscendo la scena, è probabile che abbiano cambiato attitudine. È bello questo, che cioè, gli estremi sono comunque contestati dagli estremissimi.
sembro più pelato perché mi sono rasato le tempie in modo da sembrare più gotico. A parte questo, un'altra cosa simpatica, per questa strada qui, Leinenstrasse, sì, sono organizzati come al Wacken gli abitanti del luogo, che anziché mettere il banchetto all'interno, e mi dice un'amica che fa quello di lavoro, mette i banchetti ai festival, qui chiedono qualcosa tipo 1600 o 1800 euro per mettere il banco all'interno, cosa fanno? Lo mettono davanti a casa loro, dove nessuno può dirgli niente, e vendono lo stesso gli articoli, quindi magari tirano su anche qualche soldo, perché comunque è tutto così free, e quindi interessante la cosa. Lo farei anch'io se abitassi qui, cavolo. Ragazzi, l'importante è organizzarsi. Quella che vedete, che sembra l'ingresso di una casa, in realtà è semplicemente il giro tenda che hanno fatto degli avventori del campeggio come me, che hanno fatto il quadrato di camper e poi niente, si sono fatti la porta nell'accampamento. Quindi per piacere non entrate, perché qui si entra all'inferno. Cioè, sono serio, eh? E l'inventiva qui non ha confini. Beh, andiamo a cenare. Oh, mi sono perso gli Sviromancer, che mi dispiace perché volevo vederlo. Ma porca puttana, mi sono perso anche gli Onf. E sono contento perché quella se c'è una band che non mi interessa è veramente quella lì. E me la becco in continuazione. Dunque io vado e ci sono gli Onf che suonano. E che palle! Non so se vedete, ma come sempre l'ossessione bizzarra va per la maggiore. Perché anche stavolta c'è una coda esagerata. E mi ricordo che non era una buona idea venire tardi, sono tipo le 11. Però visto che tanto quest'anno sono venuto con i mezzi, farò che fare due belle ore di coda, fare niente. Dopodiché saranno tutti cavoli miei.